Benvenuti in questo nuovo video delle anticipazioni giornaliere di una vita. Oggi vi sveleremo le trame degli episodi italiani che andranno in onda il 18 giugno. Ascoltate con attenzione fino alla fine e non dimenticate di lasciare un bel mi piace. Elena riesce nel suo piano e rapisce l'ispettore Mauro. Approfittando della perdita momentanea dei sensi, lo butta sui binari del treno e lo lega. Rosina e Liberto non sono ancora partiti per il Marocco e nel frattempo ritorna Pablo. L'uomo però è da solo, senza sua moglie, e dice a Rosina che non vede Leonor da molto tempo. Pablo infatti, come d'accordi, doveva incontrarsi con lei a Malaga, ma così non è stato. Neanche la ricerca in Marocco ha avuto successo. Nonostante Teresa non fosse convinta, Cayetana le fa cambiare idea e la fa restare a vivere con lei, anche dopo il matrimonio. Celia, per pubblicizzare il suo affare, si fa tingere i capelli di rosso, ma questa cosa non piace affatto a Susanna. La donna pensa infatti che Celia abbia cambiato look solo per compiacere un amante segreto. Il commissario del Valle, assieme a Felipe, si recano sui binari della ferrovia, perché è stato ritrovato un corpo, purtroppo irriconoscibile, di un uomo con addosso i documenti appartenenti a Mauro. Sarà davvero lui? Felipe nel frattempo ha l'onere di dare la brutta notizia a Teresa. Se una vita ti appassiona, metti un bel mi piace, iscriviti al canale e premi sulla campanella per non perdere le nostre migliori anticipazioni.